Ragazzi, voglio riguardare con voi questo esercizio per casa, perché ho visto che ha creato un po' di problemini. Allora, qui con il raccoglimento parziale, voglio raccogliere in questo modo. Considero questo primo gruppo, questo secondo gruppo. Allora, qui metto in evidenza la A nel primo gruppo, quindi ho A che moltiplica Y meno 6. E qui avrei più meno Y più 6. Metto la parentesi, qui non posso raccogliere niente nel secondo gruppo, quindi mi limito a riscriverlo tra parentesi. Ora guardo le parentesi, ma le parentesi, come vedete, non sono identiche. Notate che non sono identiche, ma sono opposte. Cioè, questa parentesi qui non è identica a questa, è opposta. Io voglio che le parentesi siano identiche a questo punto. Quindi sono io adesso a renderle identiche. In che modo? Cambiando il segno. Cioè, non è che cambio il segno. Faccio un giochino. Il giochino che faccio è l'analogo. Guardate qui. Io ho uno. Anzi, non uno, che ne so, io ho 8, il numero 8, e vogliamo ai fini dell'esercizio avere meno 8, ok? Voglio avere meno 8, voglio visualizzare meno 8, ma il mio testo di partenza era 8, quindi io non posso modificare la quantità. Allora cosa faccio? Faccio così, faccio meno fuori, meno dentro. Ok? Cioè cambio il segno al mio numero che avevo di partenza e fuori ci metto un meno in modo tale da avere sempre meno per meno che fa più 8 alla fine. Cioè il mio quantitativo deve rimanere lo stesso. Facciamo la stessa cosa. Qui abbiamo il più, allora cambiamo questo segno, mettiamo il meno, ma se io metto il meno devo cambiare tutti i segni qui dentro. Quindi metterò y meno 6. Vediamo se torna il concetto. Io avevo in partenza meno y, avevo meno y più 6. Ora facciamo questa cosa qui col meno. Avrei meno per y, meno per meno più 6. Quindi avrei la stessa identica cosa. Come vedete, l'ho scritta soltanto in maniera diversa questa, ma è la stessa cosa. A questo punto ho finalmente ottenuto le mie parentesi identiche. Vedete adesso che questa è identica a questa? Adesso sì che io la posso mettere in evidenza e posso fare il raccoglimento totale raccogliendo y meno 6 che moltiplica a meno 1 e sono a posto. Fine.